La bufera dell'Epifania, come è stata ribattezzata dai meteorologi, è arrivata portando neve e gelo anche al centro-sud. La Protezione Civile ha già invitato i cittadini a prepararsi adeguatamente, limitando gli spostamenti, soprattutto in quelle regioni dove la neve è poco frequente. I comuni dovranno verificare i piani di emergenza. La forte ondata di maltempo, abbattutasi in Campania, sta creando già grossi problemi ai collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Il mare mosso e il forte vento hanno determinato la soppressione da stamane delle maggior parti delle corse veloci di linea per Capri. Soltanto la nave Caremar sta garantendo attualmente le partenze tra Capri e Napoli, mentre tutte le altre corse sono ferme. Le condizioni meteo marine sono in peggioramento, disagi anche sulla tratta Capri-Sorrento. La nave veloce Isola di Procida, partita da Capri, non è riuscita ad ormeggiare nel porto di Sorrento ed ha dovuto dirigersi a Napoli. L'Irpinia si è svegliata in biancata, disagi per gli automobilisti soprattutto lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, i cui caselli irpini sono al momento chiusi in entrambe le direzioni per il ripristino della viabilità. Proprio lungo l'autostrada un'automobile è anche finita contro un guardrail al valico di Scampitella, considerato tra i punti più critici. Un tir ha perso il controllo, una persona è rimasta lievemente ferita e nevica a bassa quota anche nel Sannio, dove al momento non si segnalano disagi alla circolazione, mentre la provincia ha allertato il sistema di pronto intervento per la manutenzione della rete autostradale. Una lite per la spartizione di un'eredità, una casetta di proprietà costruita con i sacrifici di una vita. Per questo motivo un padre ha sparato ad un figlio. La tragedia familiare si è consumata ieri sera a Ponticelli, all'interno di un'abitazione del rione Incis. Durante il diverbio, Michele Cirella, 80 anni, ha sparato contro il figlio Gennaro, di 49 anni. Entrambi sono ricoverati in ospedale, il padre per un malore avvertito dopo il ferimento. Il figlio è grave, ma non in pericolo di vita. La lite sarebbe avvenuta in strada, in via Paganini. Ritrovata anche l'arma, una pistola, nell'appartamento dell'ottantenne. E la Procura della Repubblica di Napoli indaga su alcune modalità di vendita online dei biglietti per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Real Madrid, in programma il 7 marzo prossimo. L'indagine al momento ha un solo scopo conoscitivo ed è affidata ad un pool di magistrati che solitamente indaga sui reati sportivi. La Procura dovrà accertare se nelle primissime ore di apertura alle vendite di biglietti vi sia stato un accaparramento di tagliandi da parte di qualcuno che poi li ha resi disponibili per i tifosi su internet ad un prezzo notevolmente maggiorato. Sulla questione è già intervenuto anche il Calcio Napoli, che ha precisato che i biglietti sono nominativi e che non possono in alcun modo essere ceduti a terzi. Uno sgarro per una partita di droga non pagata, e questa è la pista seguita dagli inquirenti per spiegare l'ennesimo ferimento a colpi di pistola avvenuto ieri ai quartieri spagnoli, in via Santa Maria Ognebene, nella zona di Monte Calvario. Gaetano Grimaldi, 44 anni, con piccoli precedenti per droga, è stato trasportato da un passante in auto all'ospedale Pellegrini, dove è stato medicato con ferite agli arti inferiori, giudicate guaribili in 30 giorni. L'uomo ha detto alla polizia che, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione, è stato avvicinato da una persona in scooter che gli ha sparato contro alcuni colpi di pistola e si è poi allontanato. Sul luogo indicato dal ferito, la scientifica ha sequestrato tre bossoli calibro 7,65. E ci sarebbe il racket dietro la sparatoria avvenuta sempre ieri a Napoli, nella quale è rimasta ferita anche una bambina di 10 anni. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Forcella, nel centro storico della città. La piccola è rimasta ferita ad una gamba, colpiti anche tre extracomunitari di nazionalità senegalese, probabilmente i veri obiettivi del raid. Il mercato della Maddalena presenta una folta presenza di commercianti di colore, infatti. Una 76enne disabile si era recata a maggio all'ufficio postale per ritirare la sua pensione di invalidità, facendosi accompagnare dalla donna che la accudisce. Aveva atteso in fila, ritirando 3.000 euro in contanti ed un assegno di quasi 2.000. Appena uscita dall'istituto è stata rapinata da malviventi di tutti i 5.000 euro. Dopo i primi momenti di terrore, la vittima aveva sporto denuncia ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che aveva avviato le indagini, arrivando ad arrestare prima due aggressori e poi in ultimo l'altro uomo che fungeva da palo. Ed un nuovo presunto caso di meningite è stato segnalato a Napoli. Ieri è stata ricoverata una ragazzina di 13 anni al Santo Bono, poi, vista la presunta infezione, è stata trasferita all'ospedale Cotugno. Nelle ultime settimane sono diverse le persone accorse negli ospedali con il timore di aver contratto la malattia. Per molti di questi, fortunatamente, ci sono solo rivelati falsi allarmi.
Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.